Antonio Pastore, 68 anni, anche lui, come tutti i cittadini di Foglianise, lavora la paglia per realizzare i carri per la festa di San Rocco ed ha imparato l'arte dell'intreccio non in famiglia, bensì ha iniziato un po' per gioco, un po' per competizione, vedendo il suo vicino di casa fare i carri. Così ha voluto cimentarsi anche lui in quest'arte ed oggi sono passati 10 anni dalla costruzione del suo primo carro. Quel signore che sta sopra me, sta a terzo piano, andava veloce, dice: Giuseppe, fermati un poco, fai un poco più piano, fammi vedere come fai. Dice: ma tu non ce la fai, sentò. Ma non ti preoccupare, fammi. Allora io ho giocato un altro ferro, ci ha aiutato la paglia, isso, ma me l'ha incominciato perché io non sapevo bene. E allora dice Giuseppe, andò, va piano piano, non gli adesso come va qui. Perché tu sei principiante, dice, dambara ancora. Per chi avrà suo macello, mi è scappato a mano e si è sgravogliato. Si è disfatto in breve parole, non è il problema. Poi mano, passano 2 o 3 giorni, non ho fatto niente più. Oggi è diventato così bravo che ci spiega perfettamente come si intrecciano i fili. Questo è un procedimento a 3 fili, poi c'è un procedimento a 5 fili, si può fare anche a 7, sempre dispero. Per fare questo qua si deve bagnare, deve stare perlomeno 1 ora, 2 ore dentro l'acqua e si piega meglio. Poi io, quando ho un po' di tempo, comincio prima Natale. Sono 10 anni che faccio questo lavoro e mi piace. Ci vuole la passione, ci vuole molta pazienza, perché quando non c'è la pazienza uno strazza tutto e se ne taglia alla vicina, perché se no fatica male. Lei ha già finito il suo carro con molto anticipo, ci spiega un po' come è venuta la lavorazione? La lavorazione è venuta che mi sono alzato alle 6 la mattina e sono finito alle 7 la sera. Io sono solo, non c'ho moglie, c'ho una figlia che sta vicino, però un morso a mangiare lo faccio io. Me lo faccio e dopo mangio e poi scendo. Sta una signora vicino qua, dice: ma tu questo cavolo? Ma non me ne importa, tanto no, così me la vedo mai. Lei conserva il suo carro fuori, coperto e riparato da un tendone, e quello che mi ha stupito è che lei mi ha detto: tanto qui non tocca nessuno niente, soprattutto se è per San Rocco. Sì, è giusto. Nonno ci hanno bicciato la paglia, poco lontano stava, insomma, i gregni per caricare i carri, no? E per lavorare. A noi la notte ci hanno bicciato, non si pompire, non si... Fortuna che quella sotto non si è attaccata a fuoco perché era troppa. E siamo ricaravato qualcosa e mi ha fatto tristezza la festa. Quindi tutto il paese sente questa devozione a San Rocco? E la mattina alle 4:30 si dice la messa, alle 5, già ci stanno alle 4:30, ci stanno alla vicina al santuario. Poi ci sta alle 5 viene il parroco e si dice la messa. Poi c'è la dispensione del pane, quando il cagnolino porta un pane a San Rocco, se sta vicino alla statua. Così, avendo già finito il suo carro, Antonio non ha null'altro da fare che aspettare il 16 di agosto per portare il suo lavoro in processione, con la preghiera che San Rocco lo aiuti a stare bene e gli dia la forza per continuare ad intrecciare la paglia anche il prossimo anno.